Alleluia. Libro dell'Esodo, capitolo 14, dal verso 13 al verso 16. Libro dell'Esodo, capitolo 14, dal verso 13 al verso 16. Alleluia. E Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li vedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Il Signore disse a Mosè: perché gridi a me? Di ai figli di Israele che si mettano in marcia. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, e i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. La parte che dice di ai figli di Israele che si mettano in marcia nella nuova riveduta è riferita di ai figli di Israele di andare avanti. Non è tempo di andare indietro, è tempo di andare avanti. Alle nostre spalle ci sia quello che ci sia, ma è tempo di andare avanti. Alleluia. Vogliamo fare un applauso di lode al nostro Dio? Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Signore benedica, potete accomodarvi. Vorrei leggere un'altra scrittura nel libro di Giosuè, capitolo 8, verso 18, che dice: allora il Signore disse a Giosuè: stendi verso Ai la lancia che hai in mano, perché io sto per dare Ai in tuo potere. E Giosuè stese verso la città la lancia che aveva in mano. Verso 26 dice: Giosuè non ritirò la mano che aveva stesa con la lancia finché non ebbe sterminato tutti gli abitanti di Ai. Alleluia. Quello che stamattina desidero condividere con voi ha il titolo Andiamo avanti. Sono due riferimenti che probabilmente a primo impatto, a prima vista, potrebbero non avere nessun tipo di collegamento insieme, ma quello che desidero evidenziare nel primo riferimento che abbiamo letto è il fatto che Dio prima dice a Mosè di parlare al popolo di non aver paura, e poi dice a Mosè di smetterla di gridare a lui e di dire a Israele di mettersi in marcia, di andare avanti, di non guardare indietro, perché chi, avendo messo la mano sull'aratro, riguarda indietro non è adatto al regno dei cieli. Non c'è posto per i codardi, non c'è posto per i timorosi, non c'è posto per quelli che vanno sempre alla ricerca di una scusa per fare quello che vogliono fare. Noi siamo qua per fare quello che Dio vuole che noi facciamo. Non molte settimane fa ho condiviso un mio pensiero sui social, e non succede molto spesso, e ho scritto: quando noi andiamo alla costante ricerca di scuse per fare quello che vogliamo, Dio ci darà una ragione per farci fare quello che noi vogliamo. Ma io non voglio una ragione per fare quello che io voglio una ragione per fare quello che lui vuole. Quindi non cercherò scuse per fare quello che voglio, non cercherò scuse per fare a modo mio, ma cercherò ogni buona ragione per fare quello che Dio vuole che io faccia. Dobbiamo cercare ogni buona ragione per fare quello che Dio vuole che noi facciamo. Alleluia. Giosuè è appena uscito insieme al popolo di Israele da un'esperienza traumatica.
avevano conquistato Gerico semplicemente marciando intorno alle mura. Semplicemente marciando intorno alle mura. Una vittoria incredibile, una vittoria che loro non riuscivano neanche ad immaginare qualche attimo prima. Probabilmente molti si domandavano, anche se nessuno parlava, perché Giosuè aveva detto: dovete fare silenzio. Se non avete nulla di buono da dire, fate silenzio. Se tutto ciò che avete da dire è puntare il dito a destra o a manca, fate silenzio, è meglio per voi. Giosuè aveva detto: non dovete parlare, dovete solo marciare. E aveva avuto una vittoria incredibile. E dopo aver conquistato Gerico, la prossima città è Ai. Confrontata a Gerico è come confrontare un moscerino con un'aquila. E gli uomini vanno da Giosuè e dicono: Giosuè, è una cosa da nulla, non c'è bisogno di impiegare molte persone, la conquisteremo facilmente. E la cosa che mi preoccupa è che Giosuè non ha per un solo attimo consultato Dio. A volte noi ci lasciamo prendere la mano dal consenso e facciamo questo o quell'altro semplicemente per una questione di consenso, di approvazione. È quello che tutti vogliono. E allora noi ci lasciamo andare. Ma la mia domanda è: ok, è quello che tutti vogliono, ma è quello che Dio vuole? Io voglio quello che Dio vuole, non quello che voi volete, nel caso in cui voi vorreste qualcosa di diverso. È bello avere il consenso. È bello sentirsi approvati, fratello Hidalgo. È bello quando qualcuno viene a batterci la mano sulla spalla, ma c'è qualcuno che una volta mi ha detto: stai attento, perché solitamente le persone ti battono la mano sulla schiena per trovare il punto più debole dove conficcare il pugnale. Ovviamente ci sono i buoni amici e ci sono i fratelli, e noi siamo tra fratelli. Quindi non cominciate a scrollarvi, se io vengo a batterti la mano, stai tranquillo, non sto cercando il punto più debole, sto cercando il punto più forte, e per magari tirarti l'orecchio e dire: puoi fare meglio. Ma ci lasciamo prendere la mano dal desiderio del consenso. E Giosuè, sentendo quelli che hanno detto: ai, la barzelletta, non dobbiamo impegnarci più di tanto, solo pochi di noi possiamo farcela. Ed è pericoloso quando noi prendiamo le cose di Dio per scontate e pensiamo che possiamo farcela da soli, senza neanche il bisogno di chiedere a Dio. Signore, dicono che possiamo, ma tu come vuoi che io faccia? Ok, è una facile impresa, ma cosa vuoi che io faccia? Devo farlo come individuo? Devo farlo come predicatore, come pastore, come cristiano, come marito, come nonno? Non posso mai lasciare Dio da parte nella mia vita, perché il momento in cui io o tu lasciamo Dio da parte nella nostra vita, ci ritroveremo con una grande sorpresa, deludente sorpresa. E quindi Giosuè accoglie il consenso, il suggerimento, e manda solo pochi uomini a conquistare Ai. Neanche il tempo di vederli giungere ad Ai, che li vede scappare da Ai. Vengono inseguiti, vengono massacrati, vengono uccisi. Quella che sembrava un'impresa da nulla si è rivelata una grande tragedia. E solo allora Giosuè si pone il problema di parlare con Dio. Pastore, non porti il problema dopo, poniti il problema prima. Non chiedere a Dio dopo il perché è successo quello che è successo, ma chiede a Dio prima di fare quello che è stata la causa di quello che è successo.
consulta Dio prima. Chiedi a Dio quello che Lui vuole che tu faccia. Non dobbiamo mai dire a Dio quello che noi vogliamo che Lui faccia, ma dobbiamo ascoltare quello che Dio vuole che noi facciamo. Dopo che Giosuè parlò con Dio, non mi soffermo più di tanto nei dettagli. A un certo punto, adesso sono pronti, dopo l'indicazione di Dio, dopo l'approvazione di Dio, dopo la benedizione di Dio, a conquistare Ai. E Giosuè aveva una lancia in mano. Lo so che questa è una freccia, ma per fede voi vedete una lancia, quindi è molto più lunga. Aveva una lancia in mano. E Dio dice a Giosuè: stendi verso Ai la lancia che hai in mano, perché io sto per dare Ai in tuo potere. Ed Ai e Giosuè stese verso la città la lancia che aveva in mano. E poi nel verso 26 dice che non ritirò la mano che aveva stesa con la lancia finché, detto a parole nostre, non abbiano avuto la vittoria totale su Ai. Ricominciamo da capo. Giosuè, è facile conquistare Ai. Bastano 4 gatti. Dio dimostrò che non era in quel modo. E dopo la consultazione, Dio dà le indicazioni e adesso sono pronti per ripartire. Giosuè ha la sua lancia in mano, adesso non prende più nulla per scontato. Adesso non solo sa che ha l'approvazione di Dio, ma sa pure che lui stesso deve fare del suo meglio. Non vi preoccupate, non la lancerò a nessuno. E Dio dice: tendi la tua mano verso Ai. Giosuè, quello che hai preso per scontato prima, deve avere la tua piena attenzione con la mia approvazione, con la mia unzione. E stamattina mi domando quanti di voi avete bisogno di puntare una lancia verso la vostra propria vita, che magari avete vissuto prendendo tutto per scontato. Ah, questo non è importante, quell'altro non è importante. Importante è amare Dio. Ed è importante amare Dio, ma non è solo importante amare Dio. Dobbiamo servirlo così come Lui vuole se lo amiamo. Non basta dire semplicemente Gesù, je t'aime. Oh Jesus, I love you. Jesus, ich liebe dich. E non so come si direbbe in un'altra lingua, però nella lingua sicula, perché è una lingua. E guai a chi cerca di dimostrare il contrario. L'UNESCO ha riconosciuto che il siciliano è una lingua. È venuto fuori sui giornali, alla radio. E non so se è uscito fuori sul notiziario della rete televisiva, perché io non ho un televisore a casa. E se lo avete fareste bene a liberarvene. Qualcuno dice: ma c'è il computer. Bene, usa il computer bene, non andare a vedere tutte le schifezze di questo mondo. Perché se ami Dio, tu vuoi che la tua lampada sia pura. Perché l'occhio è la lampada del corpo. E se l'occhio è inquinato, tutto il corpo sarà inquinato. Ed è tempo che tu punti la freccia verso la tua propria vita e non prenda nulla per scontato. Dica: Signore, cosa vuoi tu che io faccia? Come vuoi che io viva meglio per te? Dimmi cosa ti aspetti da me ed io voglio farlo.
Analizza la tua vita, non analizzare la vita del tuo vicino di banco o di poltroncina, non analizzare la vita del tuo pastore o dei figli del tuo pastore, perché i figli del pastore molto spesso sono presi sotto tiro, sotto mira, e contro di loro che magari puntiamo le nostre frecce, perché i figli del pastore sono figli del pastore, loro non possono fare questo. Così come non possono farlo loro, non possono farlo neanche gli altri, ma sono dei giovani come gli altri e hanno il diritto di sbagliare se questo è quello che succede nella loro vita. Piuttosto che puntare la freccia contro di loro, puntatela contro voi stessi e dite: ho bisogno di pregare per Nicoletta Di Bernardo, ho bisogno di pregare per Walter Mirabella, ho bisogno di pregare per Gianluca Mento, ho bisogno di pregare per Carlo Giacalone. Piuttosto che dire: guarda un po' il figlio del pastore cosa sta facendo. No, Dio, metti la tua mano sul figlio del pastore, metti la tua mano sulla figlia del pastore, benedicili così come non hai mai fatto prima. Ma questo succede quando la freccia è puntata verso la tua vita. Perché hai bisogno di conquistare, prima di qualsiasi altra cosa, hai bisogno di conquistare la tua vita. Non lo dimenticherò mai, seminario, forse è stato l'ultimo seminario che il fratello Markham ha insegnato qua in Italia, quando ha detto: prima ancora che Davide fosse in grado di conquistare o di vincere il gigante, ha dovuto vincere contro se stesso. E sapete quando ha dovuto vincere contro se stesso? Quando lui andò a portare da mangiare i suoi fratelli. E i suoi fratelli, piuttosto che dire grazie, dice: sei sempre il solito, sei qua per fare lo spavaldo. È strano come il cane a volte morda le mani di quelli che danno loro da mangiare. E in quel momento Davide ovviamente non era una femminuccia. Se era in grado di uccidere un leone, un orso, non era una femminuccia che quando vede una lucertolina... Se un giorno io morirò di attacco cardiaco è perché mia moglie ha visto un topolino. Io il topolino lo uccido, ma quando lo vede lei mi fa venire attacco cardiaco. Ma supponete che lei vede il topolino... Non succede, è successo solo due volte. E in tutte e due le volte... stava per venirmi un attacco cardiaco e poi mi sono liberato del topolino. Ma supponete che invece di liberarmi del topolino io prendessi mia moglie per mano e scappiamo fuori di casa tutte e due e chiamiamo i vigili del fuoco perché c'è un topolino. In quel momento Davide sarebbe potuto andare su tutte le furie e dire: fate pena. Ma mi sarebbe piaciuto usare la parola: fate schifo. Io vi porto da mangiare, vengo a chiedervi come state e voi siete pronti a puntarmi il dito. Ma lei è stato là che lui ha conquistato se stesso. E questo lo ha aiutato nell'ultimo preparativo, prima di affrontare il gigante e abbatterlo. Ma prima ha dovuto puntare la freccia verso la sua propria vita, ha prima dovuto conquistare se stesso. Cosa stai facendo della tua lancia? C'è qualcuno che ha bisogno di puntare la propria lancia verso la propria famiglia, ma non per fare una strage, ma per rivalutare tutte quelle cose che si sono perse di vista nel contesto familiare. Oggi più che mai dobbiamo prestare attenzione alla nostra famiglia. Fratello, tua moglie, i tuoi figli sono molto più importanti di qualsiasi altra cosa al mondo. Non puoi distrarti, non puoi privare la tua famiglia della tua attenzione, del tuo senso di responsabilità. Oggi viviamo in un mondo in cui ci sono
la stragrande maggioranza delle famiglie sono delle famiglie disfunzionali, che non funzionano così come dovrebbero funzionare. Non si capisce più chi è il capo e chi è la coda, chi è il marito e chi è la moglie, chi è papà e chi è mamma. Possiamo avere, come dire, la giusta identità, ma occupiamo la posizione o siamo messi nella posizione sbagliata. Non so quanti di voi lo ricordate, non farò il nome della fabbrica automobilistica, ma un bel po' di anni fa in una fabbrica automobilistica veniva fuori dalla catena di montaggio un modello di auto che poi a distanza di poche settimane da quando erano vendute cominciavano a presentare seri problemi al motore. Era quel modello, ci sono stati non so quanti casi, forse migliaia di casi di quelle auto, tutte con lo stesso problema. Perché nella catena di montaggio c'erano dei sabotatori, montavano i giusti pezzi nel motore, però poi montavano i pistoni al contrario, erano al posto giusto, ma erano montati nel modo sbagliato. E quindi dopo un po' del funzionamento cominciava a sballare tutto. Quando io ero ragazzino, quando ancora andavo a scuola, l'ultimo anno delle scuole medie ho partecipato ad un concorso nazionale per una borsa di studio. Si doveva fare un tema. E io non mi ritengo un grande scrittore, ma ho scritto quel tema e sono stato uno dei premiati a livello nazionale. Ho avuto la borsa di studio per 5 anni consecutivi nelle scuole superiori. L'unico requisito da quel punto in poi era che ogni anno dovevo essere promosso, non dovevo essere rimandato, allora si era rimandati se non si andava bene in qualche materia. E ogni anno, ricordo, veniva il preside della scuola superiore che io frequentavo, veniva in classe con una lettera da parte del Ministero dell'Istruzione, e leggeva quella lettera che elogiava me e poi mi consegnava una busta con l'assegno, allora erano 150.000 lire. Lo so che 150.000 lire 2 anni fa erano, ma allora erano soldi. E mi sono comprato una Vespa. Con uno di quegli anni era una Vespa di seconda mano, che però era stata usata pochissimo. La Vespa 50. E quando quella Vespa 50 cominciò a diventare dominio anche di mio fratello, lui aveva il pallino del motore truccato. Io non ci pensavo neanche, ma per mesi e mesi la Vespa era a casa e io ero a scuola in un'altra città e non mi ponevo il problema. Io con i miei fratelli non ho mai avuto nessun tipo di problema. Quando loro non lavoravano e io lavoravo, mi assicuravo che loro avessero dei soldi. E lui aveva questo pallino, si è comprato l'attrezzatura, ha smontato il motore, ha portato il cilindro e la testata a farli rettificare, poi ha comprato i pistoni nuovi, ha montato tutto e quella Vespa, la prima volta che l'ho provata, sembrava una saetta. E non è che mi dispiaceva più di tanto, solo che un giorno ho detto, non ricordo se era a mio cugino o a mio zio che ha appena qualche mese più di me, ho detto facciamo un giro, andiamo a provarla. E siamo andati verso una zona di campagna e siamo partiti, andava benissimo in salita, se non che dopo un po' cominciò ad avere la tosse e a stento il motore restava a moto, in moto, si spegneva quando era acceso, Per andare avanti bisognava spingere con i piedi. E poi mio fratello si preoccupò di portarla dal meccanico. Il meccanico ha detto, il problema è che il pistone è stato montato al contrario. E siccome la parte posteriore aveva un'incavatura alla parte bassa del pistone dove... Non so quanti voi capite di motori, non starò qua più di tanto, ma c'è la biella che sale e scende spinta dalla pressione dentro il cilindro e nella parte posteriore c'era quell'incavo che consentiva alla biella il movimento, invece nella parte frontale non c'era, lui l'ha montata al contrario e quindi la biella cominciava a sbattere nella parte inferiore del pistone e quando finalmente riuscì a spaccarlo finì di funzionare, era il pezzo giusto,
ma era nella posizione sbagliata. E molte famiglie sono delle famiglie disfunzionali, perché pur essendoci i giusti elementi, ma occupano le posizioni sbagliate. È tempo che noi puntiamo la nostra lancia verso la nostra famiglia per dire: Signore, io voglio la famiglia che tu vuoi che io abbia, voglio che mia moglie sia la madre dei miei figli, che sia mia moglie, che sia al suo posto, che io sia al mio posto, che loro siano al loro posto. Perché se i tuoi figli continuano a crescere in una famiglia disfunzionale, cresceranno, avranno delle famiglie disfunzionali a loro volta, e andremo di male in peggio. Così come ho detto qualche riunione fa della Commissione Generale, ho detto: quello che ogni generazione fa bene, la generazione successiva farà meglio, ma quello che ogni generazione fa male, la generazione successiva farà peggio. Tira fuori la tua lancia ed abbi il coraggio di dire: famiglia, noi dobbiamo vivere per Dio, dobbiamo assumerci la responsabilità di essere cristiani, dobbiamo assumerci la responsabilità di rispettare l'ordine divino anche nella famiglia. Perché se la tua famiglia non è importante per te, c'è qualcosa che non va nel tuo spirito, nella tua mente. Alleluia, alleluia. Chi stenderà la sua mano con la propria lancia verso la propria vita, verso la propria famiglia? Chi stenderà la propria mano con la lancia verso la Chiesa di cui è pastore? Sono d'accordo con quanti dicono: a me non piace dire la mia chiesa, perché non è la mia chiesa. Io non ho pagato nulla per la chiesa di Gesù Cristo, è Gesù che ha pagato il prezzo per la sua chiesa. Io edificherò la mia chiesa, ha detto Gesù, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Finché è la sua chiesa, le porte dell'inferno non la potranno vincere. Se dovesse diventare la mia chiesa, ha già perso. E la Chiesa di Dio è stata fatta per essere invincibile. È tempo che tendiamo la nostra mano con la lancia verso la Chiesa e dire: Signore, aiutaci affinché noi siamo quello che tu vuoi che noi siamo. Non dobbiamo prendere nulla per scontato. Giosuè aveva preso per scontato che Ai sarebbe stata una barzelletta. Mio fratello, non deliberatamente, ma evidentemente non sapeva che era importante la posizione del pistone. Era al posto giusto, ma era la posizione sbagliata. Per andare avanti è importante che noi non ci lasciamo fermare dalla superficialità, dalla leggerezza. Per quanto mi riguarda, con l'aiuto di Dio, io voglio insieme a tutti voi tenere la mano tesa con la lancia verso l'Italia. Una volta qualcuno ha detto a mia moglie: oh, ma è facile aprire nuove chiese. Beata te. È facile conquistare Ai. Ma quando la si vuole conquistare per le proprie capacità, allora piangeremo: ai, ai, ai,
membri della commissione, non possiamo ritirarci la mano, dobbiamo tenere la mano tesa con la nostra lancia verso la missione che Dio ci ha affidato. Vorrei chiedervi di alzarvi all'impiedi, i membri della commissione, non voi, voi ancora siete troppo stanchi per alzarvi, e farvi un po' avanti. C'è una nazione davanti a noi che non possiamo prendere per scontata. E non dobbiamo neanche illuderci di poterlo fare a modo nostro. Perché io non voglio commettere l'errore di Giosuè. Ci sono metodi, ci sono questo, c'è quell'altro, e va tutto bene fin quando non è in contraddizione con la parola di Dio. Ma se Dio non è in prima linea, io non voglio spostarmi neanche di un millimetro in avanti. Io voglio aspettare che sia Dio. Andate avanti, ed è quello che Dio vuole che noi facciamo, ma dobbiamo farlo in unità. Dobbiamo farlo con totale fiducia in Dio. Dobbiamo farlo sapendo che non possiamo dipendere da noi stessi. Dobbiamo dipendere totalmente da Dio. Abbiamo delle regioni nella nostra nazione dove ancora non c'è neanche una chiesa. Chi tenderà la sua mano con la lancia verso il Trentino, Alto Adige? Chi tenderà la mano con la propria lancia verso l'Umbria? Chi tenderà la mano con la propria lancia verso il Molise? E chi ancora lo farà verso le Marche? E l'Abruzzo? La Calabria, abbiamo già qualcuno che ha il desiderio di poter fare qualcosa in Calabria, ma ho imparato per esperienza che se non c'è un pastore in loco, la Chiesa non sarà in grado di sopravvivere. San Marino non è una nostra regione, ma è all'interno della nostra nazione. E poi potremmo andare avanti con città come Agrigento o Trento, Ragusa o Perugia, Napoli, Olbia, e potremmo continuare per un bel po' se dovessimo fare l'elenco di tutte le città dove c'è bisogno di qualcuno e le regioni dove c'è bisogno di qualcuno con la mano tesa, con la propria lancia. E la Bibbia dice che Giosuè non ritirò la propria mano che aveva teso con la lancia fin quando non ebbero totale vittoria. Quindi non c'è bisogno di volontari emozionali. Non c'è bisogno di qualcuno che dice, beh, se vuoi ci provo io. No, non ci devi provare. O sei disposto
ad andare e restare finché Dio fa la sua opera, oppure è meglio che rimani là dove sei e fai del tuo meglio per essere di aiuto per gli altri che vanno? Perché questo è tempo di andare avanti, non è tempo di tornare indietro, non è tempo di restare fermi, non è tempo di prendere qualcosa per scontato, è tempo di guardare verso Dio e dire: Signore, senza di te non possiamo fare nulla. E non è neanche una questione di fare collezione di stellette o di medaglie o di ricevere onori o riconoscimenti, assolutamente no. È solo una questione di avere la visione che Dio ha per questa nazione e che Dio ci ha data. E non voglio stufarvi, non voglio stancarvi, ma Dio ci ha promesso un risveglio in questa nazione che nessun'altra nazione al mondo ha mai conosciuto prima. Ci credo, così come credo nel fatto di essere qui a Salso Maggiore oggi a parlare con voi, così come credo nel fatto che sono alla 41esima conferenza nazionale. So che Dio l'ha fatto perché Lui lo ha promesso e Dio non può mentire, ma c'è bisogno di uomini disposti a tendere la propria mano con la lancia fino a quando Dio compirà la sua opera. Noi cantiamo spesso: io andò dove tu vuoi, dove tu vuoi che io vada. Seguirò i tuoi passi. Oppure cantiamo: andrò dove tu vuoi che io vada, dirò quello che tu vuoi che io dica, farò quello che tu vuoi che io faccia. Però poi cominciamo a scrivere i PS, post scriptum. Però Signore, ti prego, non questo, non là, non così. È un po' come quello che dice: voglio una pizza capricciosa, senza uovo, senza prosciutto e senza formaggio. Chiedi la pizzaiola. Dov'è il Giosuè di San Marino? Dov'è il Giosuè delle Marche, dell'Abruzzo, del Molise, dell'Umbria? Dov'è il Giosuè del Trentino Alto Adige? Dov'è il Giosuè della Calabria? Dov'è il Giosuè di Ragusa, di Agrigento, di Siracusa, di Trento, di Olbia? Alleluia! Dove sei? Non prendere nulla per scontato, non andare alla ricerca di consensi, non andare a chiedere a mamma o papà, io vorrei andare, ma se tu non sei d'accordo però non ti voglio. E papà dice: no figlio mio, io non voglio che tu vai via da me, io voglio vedere i miei nipotini crescere, ed è il desiderio di ogni nonno, di ogni nonna. Ma dobbiamo imparare a mettere Dio al primo posto. Dobbiamo imparare a mettere Dio al primo posto. Quando Dio ha chiesto a me e mia moglie di andare a tempo pieno, qualcuno pensa: beh, hai avuto la vita facile, spero che nessuno di voi debba passare quello che io e mia moglie abbiamo passato. Ma quando ho chiesto alla Chiesa, di cui sono, ho il privilegio di essere pastore, se erano d'accordo che io andassi a tempo pieno, c'è stato un voto all'unanimità, tranne uno, un solo no, e non avevo la più pallida idea di chi fosse. Più tardi Dio me lo ha rivelato,
tramite mia mamma. E tu sai, l'unico che ha detto no per te andare a tempo pieno è stato papà. Ma sapete perché lui ha detto no? Perché avevo paura per il mio futuro. Avevo un buon lavoro. Il mio primo stipendio, senza, è il primo stipendio in assoluto, è stato il doppio di quello che mio padre, che lavorava all'Enel, prendeva dopo 13 anni di servizio, di anzianità e una famiglia a carico. E io ero single, libero come l'aria, e il mio primo stipendio è stato il doppio di quello che prendeva lui. E il suo era un buon stipendio. Non è stato facile, ma Dio me lo ha chiesto. Per i primi 2 anni che ero a tempo pieno, mia moglie non sapeva cosa significava avere un paio di scarpe nuove, né tantomeno un vestito. Ho dovuto cercare di imparare a cucire. Io compravo i miei vestiti al mercato, che duravano giusto il tempo di indossarli, predicare un paio di servizi e poi avevano finito. Oggi ho vestiti che ho comprato 15 anni fa e sono ancora vestibili. Non è stato facile. E fin dall'inizio, quando ho presentato le mie dimissioni al lavoro, il mio supervisore mi ha detto: arcidiacono, se lei vuole, c'è il suo collega tal dei tali che l'anno prossimo prenderà 4-5 mesi di aspettativa, non ricordo. Quello lavorava per hobby, non aveva bisogno di lavorare, aveva supermercati e case in Australia e ogni tanto andava là per curare i suoi interessi. Ha detto: lui andrà in aspettativa per 4 mesi, se lei vuole fin da ora io le garantisco che lei può tornare per quei 4-5 mesi e guadagnerà più di quanto sta guadagnando ora. Lei è da poco sposato, non so che cosa riceverà dalla Chiesa, sicuramente potrà fare buon uso dei soldi. E aveva ragione. Ho detto: signora, se questo fosse stato il problema, sarei rimasto. Perché una volta che tu tendi la tua mano, non devi più ritirarla se non prima Dio compie la sua opera. Chiesa, è tempo di andare avanti. Oggi più che mai dobbiamo dire agli altri che Gesù è il Signore. Oggi più che mai dobbiamo essere la luce del mondo e il sale della terra. Non prendere nulla per scontato. Se posso rubarvi le frecce che vi ho dato, grazie, potete accomodarvi. Qua ci sono 12 lance, per fede sono lance. Chi sarà il Giosuè per il Trentino Alto Adige? E non voglio che vi spostiate dal vostro posto giusto per portarvi a casa una freccia. Se ne volete uno uguale, andate da Decathlon e ve la potete comprare là. No, non ricordo quanto ho pagato per ognuna, credo che abbia pagato circa 5 euro. Quindi potete
con 50 euro potete comprarvene 10. Quindi se è solo per portarvi a casa una lancia, rinunciateci. Ma se Dio ha il suo dito nel tuo cuore e ti sta dicendo: quanto tempo ancora continuerai ad ignorare la mia voce? Qua c'è una lancia per te. Ci sono 6 regioni, e così a caso, incluso San Marino, sono le stesse città che abbiamo visto elencate nella presentazione della sala di preghiera. 6 regioni, e con San Marino e le città aggiunte abbiamo 12 posti che hanno bisogno di un Giosuè disposto a tendere la sua mano in avanti e a non ritirarla fino a quando Dio non avrà compiuto la sua opera. Vorrei chiedere di alzarvi in piedi. Tendere la mano con la lancia e non ritirarla indietro fino a quando Dio non avrà compiuto la sua opera, perché è così facile dimenticare la ragione per cui Dio ti ha chiesto di tendere la tua mano con la lancia. Arrivi in loco, cominci a prosperare dal punto di vista finanziario, tutto sembra cadere al posto giusto come i pezzi di un puzzle, dalla tua mente comincia a svanire la ragione per cui Dio ti ha detto tendi la mano. Quindi prima ancora di prendere la tua lancia, tieni in conto il fatto che ovunque tu andrai, non dovrai ritirare la tua mano se non prima Dio avrà compiuto la sua opera. Tradotto in italiano significa per il resto della tua vita. Non ho alcun problema a riportarmi queste frecce a casa, ma mi piacerebbe così tanto sapere che 12 uomini con la chiamata di Dio nella loro vita hanno portato una lancia a casa e che non ritireranno la loro mano fino a quando Dio non avrà compiuto la sua opera. Io andrò dove tu andrai. L'altare è aperto, le frecce sono qua, le lance sono qua. Fai una valutazione di te stesso e se è quello che Dio vuole, prendi una lancia e portala a casa con te.